Siamo con il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa per parlare di questa legge che è stata approvata ieri dall'Assise regionale, tra l'altro lei primo firmatario, poi si sono aggiunti altri consiglieri regionali, legge che riguarda in particolare le zone interne e i comuni montani e ci sono delle novità soprattutto per chi sceglie di rimanere, di tornare contro lo spopolamento e purtroppo dati Istat alla mano. Esattamente, ha fatto una premessa fondamentale. La Regione Abruzzo con questa legge mostra un grandissimo interesse per i piccoli comuni fino a montani fino a 3.000 abitanti per combattere lo spopolamento, la desertificazione, per cercare di favorire la nuova nascita, la genitorialità. E infatti sono previsti incentivi per chi insedia nuove attività, per chi decide di trasferirsi per almeno 5 anni in questi comuni montani del nostro Abruzzo e sono circa 166. Chi favorisce la nascita di nuovi bimbi avrà un assegno fino a 2.500 euro per 3 anni. È un intervento importante, un intervento che mostra una grandissima sensibilità nei confronti dei piccoli comuni. Piccoli comuni che rappresentano un po' l'ossatura della nostra regione e quindi questa è stata una legge voluta dal centrodestra ma fortemente partecipata, condivisa e migliorata anche dalle opposizioni, così anche come da soggetti esterni, penso all'Ufficio Statistico Regionale, all'UNCEM, all'ANCI, proprio per dare un concreto segnale a tutti coloro che vivono in questi comuni, che sono circa 150.000 persone. Purtroppo c'è stata anche una diminuzione della popolazione e il Covid ha dato una bella batosta. Esattamente, l'Istat dice proprio questo, che anche il Covid ha dato drammaticamente un'accelerata per la desertificazione di questi comuni. Però siccome io ritengo che i nostri piccoli comuni hanno caratteristiche molto importanti, sono comuni belli, anche il Covid ha ridato forse la voglia di ritrasferirsi nei piccoli comuni e quindi è giusto che la Regione si faccia carico di questa legge mettendo 1,5 milioni annui e se poi questa legge dovesse funzionare ovviamente il Consiglio regionale farà di tutto per aumentare la provvidenza finanziaria.